Non c'è lasciare. Non penso. Non sarà partita di coppa, non possiamo sbagliare. Sì, io so, i soliti già abbiamo beccato la Lazio. Inter, Juve. Sono partito in paia tantissimi. La Coppa Italia non ci interessa perché non possiamo sfidare la Juve. A noi ci interessa vincere la Parigi perché così nella Champions siamo in prima fascia. Questo è tutto. Grazie. Semifinale di ritorno che si preannuncia interessantissima, solo una approderà in finale, servirà ovviamente la massima concentrazione per centrare questo traguardo. Mettetevi comodi, sta per avere inizio il match con l'Inter che affronta la Juventus. Allora raga, bella. Scusate, metto il microfono. Ok, allora, bella a tutti raga. Bentornati.
Guardate, se abbiamo fatto il video, dove andiamo fuori. Oggi è decisivo se vogliamo andare in finale, ok? Il clima qui all'interno dello stadio è caldissimo. Speriamo di assistere a una gara degna di questa meravigliosa cornice. Io non ho ancora salutato Stefano Nava, qui con me, lo faccio adesso. Stefano, sei carico? Ah beh, ti eri dimenticato, Pier, eh? Carichissimo sono, non vedo l'ora che l'arbitro fischi l'inizio. Sono proprio curioso di vedere cosa sapranno regalarci le due squadre in campo oggi. C'è una finale da conquistare, una competizione da onorare nel migliore dei modi e fino in fondo. Manca ancora poco all'inizio di questa sfida così bella, così tradizionale, spesso anche polemica, tutte le volte che Juve e Inter scendono in campo, una di fronte all'altra. Non credo che rimarremo delusi, Pier, difficile che Juve e Inter tradiscano le attese. Sale Quadra, prova la conclusione Cristiano. Intervento comodo del portiere che dice di no a questo tiro. Pronto, reattivo, eh? Non era una parata impegnativa, è vero, ma è stato bravo comunque a rimanere concentrato. La fisicità di Lukaku, a metri per andare. Nainggolan, palla ancora no. Lì. No. Il rinvio di Bonucci. Nainggolan. Ha deviato il pallone in out, concedendo la touche, la rimessa laterale. Dybala. Alessandro. Jesús Corona. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Vessino, buona la lettura del difensore su un brutto passaggio. E il pallone se ne va via. Paolo Dybala. Quadrado. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. C'è il lancio sulla fascia. Palla per Cristiano che è liberissimo. Traversone che si perde senza possibilità. Veretout. Tocco orizzontale. Pallone recuperato senza problemi qui. Douglas Costa. Attenzione a Dybala. Mette in mezzo, il cross non era male, ma nessuno è riuscito ad approfittarne. Vessino, ripartono in campo aperto. Prova ad aprire verso il compagno. Nainggolan. Il tocco dentro. Peccato, era un buon cross, ma non c'era nessuno in area. Prova la botta, centra in pieno il difensore. João Cancelo. Matuidi. Quadrado. Ottimo fin qui il giro palla per rallentare il gioco. Stanno vincendo e vogliono gestirla. L'Inter recupera il pallone. Il rinvio di Bonucci. Possono costruire qualcosa di buono da questa rimessa laterale. Versalico. Spazio per il traversone. Occhio a Nainggolan, cerca il secondo. Non è, palo. No, per, era, per, era per Lukaku. Bentancur. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo è ovviamente fra gli osservatori speciali del match di oggi. Giocatore dalle indubbie qualità, potrebbe rivelarsi un fattore per questa sfida, come spesso del resto gli capita. Uno con la sua classe è in grado di decidere il match con una giocata, un lampo improvviso. Tutto fermo, si era liberato calcio di rigore, oh. Calcio di rigore. È stata un'azione spettacolare. L'ha letta bene Matuidi. Douglas Costa. Paolo Dybala. Provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Andiamo a fare un altro, va. Occhio al contrapiede qui. Finalmente pure la Juve non sta attaccando. Occhio alla ripartenza per il buono qui tentativo di Nainggolan. Lukaku! Ottima la scelta di tempo del portiere. Gli ha dato sì, il ma è imbattibile sta Juve. Se immagino il campionato. Quadrado. Ferma Cristiano. Ma
Ti ho detto ferma Cristiano, scusa, C'è stata una deviazione, sarà rimessa con le mani. Nainggolan raddoppiano la marcatura, cerca il pallone profondo, allontana di pugno il portiere. Matuidi, Douglas Costa, riescono a recuperare il possesso. Bentancur, Cuadrado, ci sono metri per i giocatori della Juve qui. Azione interrotta. Chiellini. Cioè, in possesso palla la Juve sta giocando bene comunque. Che in attacco stiamo giocando meglio noi. Occhio al tiro. Conclusione che si aspetta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio, si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Un'altra buona giocata. Douglas Costa. Matuidi. Non un granché il cross, la difesa vita fa. Intercettano bene il pallone e provano a ripartire. Davvero brutto intervento da giallo. Giallo per Luca. Tira fuori il giallo, dunque ammonisce l'attaccante. Devono fare attenzione ora. È la loro punta di diamante, non possono permettersi di farne a meno. Salgono i giocatori della Juve. Ha perso il pallone. Giallo. Qualificazione ancora aperta. Entra Lautaro. Arbitro che dà il via alla ripresa di questa semifinale. Tutti a caccia di un biglietto per l'appuntamento finale di questa competizione. Ultima chiamata per entrambe. Chi perde e torna a casa a mani vuote. Vessino. Hon-min-son. Palla buttata via, l'ha letta bene il difensore. C'è spazio, occasione. Si ripartirà dunque col calcio di punizione per la Juve. La punizione da parte dell'arbitro è solo verbale in questo caso. Per questa volta graziato. Non penso che andrà il tiro da lì, meglio metterla lì. Il portiere con la punta delle dita l'ha alzata sopra la traversa. Qualificazione incerta, se finisse così passerebbero loro, ma un gol degli avversari potrebbe cambiare le cose. Allora ecco che devono provare a chiuderla. Che riflesso del portiere sulla deviazione aerea. Chiedo a Stefano Navo giudizio su Cristiano Ronaldo. No, fino a questo momento. Pallone profondo, pericoloso. Ha avuto forse. Dai, non era fuori gioco. Paolo Dybala. Sale Cuadrado. C'è tanto spazio qui per l'attaccante. Ha fallito un'ottima occasione per incrementare il vantaggio. Errore da matita rossa questo. Devono allungare, mettere. Sì, però non ci stanno questi qua di gioco. Si resta come prima. João Cancelo. Buona l'intuizione qui. La mette in mezzo con questo pallone. Peccato, era un buon cross, ma non c'era nessuno in area. Prova CR7, occhio al tiro. Nessun problema per Handanovic. Stefano, un commento sul nuovo impegno della Juventus. Sarà di fronte all'Inter. Il prossimo incontro di calcio A si preannuncia una partita equilibrata. Credo che dipenderà molto dall'atteggiamento con cui scenderanno in campo. Ci sono metri per i giocatori della Juve qui. La mette in mezzo. Palla controllata dalla difesa. Attenzione al pressing. Buona la lettura di Chiellini che recupera. Non possiamo andare a fare due gol. Non possiamo. Alessandro. Buona l'idea qui. Esce e recupera il pallone. A
Alessandro. Un altro ottimo passaggio. Bentancur. Rasana in gola. Jesus Corona. Occhio a questo lancio. Può far male da lì. Ma come si fa a sprecare un'occasione così, Lautaro. Stefano? Pure in Coppa, pure in una pariglia ha fatto. Devono essere più lucidi, no, è entrato più concreti sotto porta. Solo così possono sperare di arrivare al pareggio. Sì, ma anche questo l'ha fatto in Coppa Italia, Lautaro. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. Si scambiano bene ripetutamente il pallone. Oh no, questo qua mi fa paura. Dybala comodamente recupera il pallone. No problem. Il recupero della Juve. Douglas Costa. Ci sono metri per i giocatori della Juve qui. Vessino. Jesus Corona. Efficace qui la pressione, riconquistano palla. CR7. Rois. Perde palla. Raja Nainggolan. Buono qui il tentativo di Nainggolan. Può metterla da lì. Gol! Lautaro Martinez. Sfida in perfetta parità e che al momento darebbe loro la qualificazione grazie ai gol segnati in trasferta. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Alessandro. Douglas Costa. Alessandro. Si avvia a conclusione il derby d'Italia fra Juve e Inter, risultato giusto. Parità logica per quello che si è visto. Senza problemi, l'intervento comodo del portiere. Oh no. Ecco il tiro. Gol della Juve. Pesante per la Juve che in questo segniamo, ecco noi. In finale. Bianconeri un passo dal traguardo, vietate distrazioni. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Hanno tentato João Mario. Jesus Corona. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare la presa, ma che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche. Allenatore che ha scelto di inserire energie nuove. Decisione che ci sta, la stanchezza comincia a farsi sentire. Ci sono metri per i giocatori della Juve qui. Occhio al tocco per Cristiano Ronaldo. Miracolo del portiere che sventa il tiro qui. Ma che riflessi, Pier, davvero una parata eccezionale. Bonucci. João Cancelo. Cristiano. Restituisce bene il pallone. Prova la conclusione Cristiano. No! Il gol determinante, la deviazione della traversa. Un pizzico di fortuna qui. Pallone che entra dopo aver picchiato contro la traversa. Eh sì, la buona sorte ha avuto un ruolo fondamentale in questo caso. Ci vuole anche quella. Il punteggio adesso è di 2-1. Matuidi. Sì, ma è impossibile segnare contro la Juve. Alla fine della partita. João Cancelo. Si avvicina all'area. Cerca il traversone. Peccato, era un buon cross, ma non c'era nessuno in area. Veretù. Ma è aperto Lautaro, che cacchio la passi dritta, che non c'è nessuno. Buona l'intuizione qui. E vai a cagare, va. Ma dove sta la difesa oggi? Dove è stata? Ma contro la Juve così, voglio vedervi in campionato per la lotta al primo posto. Ma fate ridere, fate ridere. Ma fate ridere! Fate ridere, dai! Dybala sul punto di battuta! Deve anche stupirci e provare la botta da lì. Prova la conclusione. Grande intervento del portiere, che non si fa sorprendere. Eh sì, Pier, si è concentrato sulla palla. L'ha aspettata e ha chiuso la porta benissimo. João Mari. Buona l'idea qui. Gol annullato. Come gol annullato? Per la segnalazione dell'assistente. Il giocatore non deve. Bravo qui il difensore che legge.
semifinale amara per loro, sconfitta maturata nell'arco di una doppia sfida che li... Juve in finale, non ci credo. Juve in finale, dai. Ma ce lo siamo meritati, Pede, ce lo siamo meritati. Non puoi andare contro la Juventus a giocare così. Non puoi andare con la Juventus a giocare così. Non puoi. Non puoi. Non puoi andare contro la Juventus a fare una partita così, così. Non puoi. Meritata sconfitta, meritata. Se adesso andiamo a giocare così contro la Juventus, voglio vedervi. Tanto non vinciamo contro la Juve, non vinciamo, non dite tanto vinci, non vinciamo. Se giochiamo ancora di merda così, non vinciamo. Chi se ne facciamo gol? Tanto uno non c'era, alcuni fuorigioco non c'erano uno. Ma perché? Coppa che ci propone oggi questo match così stimolante fra due delle possibili. Vediamo di perdere anche in Europa League. Vediamo di perdere anche in Europa League. Un saluto a tutti da Pierluigi Pasta. Ma vabbè, alcune occasioni abbiamo fatte. Una partita che spesso secondo me Lautaro è molto meglio di Lukaku, secondo me Lautaro è il triplo meglio di Lukaku. Un nuovo capitolo di questa entusiasmante rivalità nella cornice meravigliosa di San Siro. Il derby d'Italia non è una partita come le altre, per molti tifosi nerazzurri e bianconeri è addirittura più sentita. Salta il difensore Nainggolan, bravissimo il portiere sul tiro dell'attaccante. Ultimo tocco dell'avversario, sarà rimessa laterale per l'Inter. La difesa la meglio e allontana il pallone. C'è il contrasto, può provare. Prova da casa sua. Palla che termina fuori, rimessa dal fondo. Barzagli, Benatia, Matuidi. Tre punti che valgono doppio in chiave titolo, quelli messi in palio da questa sfida. Che partita ti aspetti, Stefano? C'è sicuramente grande pressione sui giocatori. Sanno che non possono sbagliare e che una sconfitta a questo punto della stagione rischierebbe di escluderli dalla corsa per il titolo. Honmin Son, rasa Nainggolan. Questi due attacchi. Occhio a questo lancio. Occhio a Nainggolan. Occhio al tiro. Vai, così dovevamo giocare con la Juve, così no, non hanno attaccato mezza volta. Con la Juve non hanno attaccato mezza volta. Skriniar! Colpo di testa che sembrava già dentro. Così dovete giocare, così. Parata dal coefficiente di difficoltà altissimo, mamma mia! Matuidi, Marco Reus, Dybala, Versalico, la legge bene, intercetta il pallone, non era difficile. Dybala, cercano il buco della difesa avversaria, cerca il cross profondo, nessun problema per la difesa su questo traversone. Questa sì con una partita bella. Nainggolan, Bentancur, Bernardeschi.
guadagna metri. Però ha sbattuto male, palla sul fondo. Riescono a recuperare il possesso. Intervento duro, mi aspetto un giallo. Come giallo, se sono caduti anche Ronaldo. Come giallo, che giallo, sa. Impegniamo in casa. L'arbitro ha ragione. Calcio di punizione da buona posizione. Possono punizione che non è uscita di bomba. Esecuzione quasi perfetta, palla che non si è abbassata a sufficienza per terminare la propria corsa in fondo alla rete. Veretout. Raja Nainggolan. Buono qui il tentativo di Nainggolan. Si era liberato bene, ma è arrivata la segnalazione dell'assistente. Fuori gioco. Sì, buono il movimento, però il fuori gioco è giusto. Buono il recupero, possono ricominciare. Bernardeschi. Attenzione a Dybala. Ancora su Cristi. Occhio alla ripartenza. Hanno sciupato l'occasione. Sì, a fuori gioco. Cioè, a noi ci danno i fuori di gioco quelli che non ci sono, tipo quello di Lukaku non c'era. Invece a loro non danno i fuori di gioco che ci sono, tipo questo qua era fuori di gioco. Jesus Corona. Un pagato. Grande uno contro uno. Pericolo, ecco il tiro. Barzagli allontana. Palla che esce, rimessa con le mani per l'Inter. Jesus Corona. Matuidi, Alessandro, Cristiano Ronaldo, Bentancur, Bernardeschi. Ci sono, a me sta bene un pareggio, però dobbiamo impegnarci. In Coppa Italia mi stava bene anche il pareggio, però non puoi andare così a giocare contro la Juventus. Marzani. Così devi giocare contro la Juve, così. Prova la conclusione, Cristiano. E c'è la presa sicura. Attaccando, non stare fermo in area di rigore. Lecce bene il pallone di Nainggolan e recupera. Certo, Royce. Siamo usciti in semifinale contro la Juve. Adesso c'è la lotta a scudetto. Se perdo, ho perso il campionato. Tanto la Juve non gli hanno dato un fuori gioco che c'era. A noi ci danno i fuori gioco che non ci sono. Comunque nei passaggi sta giocando meglio la Juve, cioè. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. No! Passaggio intercettato. Ma perché? Ma li hanno pagati, cioè. Non è possibile non danno un fallo così, cioè gli ha tirato una manata. Faccio fuori misura, palla recuperata senza problemi. Se fossi stato io Nainggolan sei andato all'arbitro e andarglielo a dire. Matuidi. Alessandro. Paolo Dybala. Marco Reus. Palla vagante. C'è l'intervento del difensore che spedisce il pallone. In Europa League non possiamo sbagliare con la Lazio. Anzi, ci giochiamo tutto con la Lazio. Nainggolan. Alessandro. Parità fino a questo momento nel derby d'Italia fra Juve e Inter, primo tempo che si avvia alla conclusione. Quella tra bianconeri e nerazzurri sono sempre sfide giocate sul filo del rasoio, con il risultato spesso in bilico fino all'ultimo. Vedremo se la tendenza sarà confermata anche oggi. Nainggolan. Vai Lukaku. Gol 1-0. Questa rete del vantaggio. Fanno paura là davanti. Le difese avversarie tremano di fronte a una potenza di fuoco simile. Lukaku, frettissimo sotto porta. Giocatore non particolarmente elegante, magari da vedere, ma efficace come pochi là davanti. Si riparte con il risultato a favore dell'Inter. Bel passaggio. Matuidi attacca la Juve, bianconeri che provano a prendere in mano il pallino del gioco. Ottima lettura, recuperano il pallone. Hanno metri a disposizione. Buono qui il tentativo di Nainggolan. Palla dentro, occhio. Calcio di rigore. L'arbitro sarà rigore per l'Inter. Calcio di rigore.
non può sbagliare Veretout. Veretout non può sbagliare perché parte Veretout, gol 2-0 avanti così 2-0 in vantaggio di due gol, segna Jordan Veretout. Grande freddezza per la trasformazione dagli 11 metri. Nessuna esitazione, nessun nervosismo, le gambe non gli sono tremate ed è riuscito a battere il portiere. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Così dovevamo giocare con la Juve, così. E Nel dopo primo tempo 45 minuti di gioco. 2-0. L'arbitro fischia qui a San Siro, parte il secondo tempo. Paolo Dybala. Buon possesso palla, cercando spazi. No. Hanno spezzato bene la trama qui. C'era solo la potenza in questo tiro, mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare, la colpita però davvero male. Oh, cazzo. Alessandro. Attenzione a CR7. Occasione per accorciare gol della la distanza, Juve. Attenzione. E non sbaglia. Sono ancora vivi, sono ancora in partita. Non si sono arresi nonostante il doppio svantaggio. Altri al loro posto avrebbero rischiato l'imbarcata. Occhio all'Inter che avanza. Barzagli, ottimo recupero. Il cassi tranquillamente, pazienza. C'è il rilancio lungo. Conninzo. Sì, lo so. Un cazzo contro le squadrette che. Palla che si inventa e finisce. Sì, dai. L'Inter quando parte con le squadrette. Si incazzano. Spalletti. Dybala. Otte no. Interessante. Cristiano indirizza verso il primo palo. Palo. Lontanata. Palo. Attenzione. Veramente attenzione. A metri. Cristiano Ronaldo. E il portiere ci arriva. Una parata dal coefficiente di difficoltà altissimo. Occhio al cross di Dybala. Royce. Deviazione fondamentale del difensore che salva la porta. Ah beh, questo è quasi un gol. Ha impedito una rete sicura all'attaccante. Era già pronto a esultare. Ci sono metri per andare. Stefano, un commento sul nuovo impegno della Juventus. Affronterà il Napoli nel prossimo incontro, primo round delle semifinali della UEFA Champions League. Scusa, è sul fondo. Occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. E il pallone se ne va via. È la Juve che manovra, norma del vantaggio. Gran palla di Douglas Costa. Attenzione al CR7. La mette bene dentro Cristiano Ronaldo. Grande intervento di Handanovic. Gol. Gol della Juve. Guarda come ci hanno rimontati. Brava a rimontare lo svantaggio. Ha pure segnato un terzino, dai. Spettacolare, almeno per i tifosi neutrali. 2-2 il risultato. Smettila che mi sto incazzando. CR7. Oggi andiamo a Varese. L'arbitro concede rimessa laterale per la Juve. A fare Benazia. Cosa? Bentancur. Piacenza no. Recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Si ripartirà dunque con la rimessa del portiere. Che cavallo. Hong-min-son. Alex
Alessandro. Perin. Matuidi. Royce. Ronaldo. Salta il difensore. C'è il fuorigioco secondo l'arbitro e gli assistenti. Inter che spinge a caccia del gol, c'è spazio per andare. Potrebbe crossare. Ma crossa. Pericolo scampato, decisivo il difensore. Bentancur. Ci sono metri per i giocatori della Juve qui. Attenzione a Royce sul secondo palo. Dybala murato dal difensore. Spegni la luce in bagno, per favore. Hominson. Buono il tocco per Lukaku. Carta di nuovo. Aspetta. Per la Juve. È rosso. È scivolata, ma prende nettamente le gambe dell'avversario. Bravissimo, credo. L'arbitro non poteva fare a meno di sanzionarlo per questo intervento duro ed evidente. Ed è cartellino rosso, rosso. Chiara occasione. Nainggolan! Punizione che non è uscita di molto. Esecuzione quasi perfetta, palla che non si è abbassata a sufficienza per terminare la propria corsa in fondo alla rete. Matuidi, Alessandro, CR7, c'è il triangolo, può metterla da lì. Straordinario l'intervento del portiere che merita applausi. Ha impedito la palla di entrare con un intervento felino, pure istinto. Occhio al cross di Dybala. Attenzione, pericolo. Colpito il pallone dal difensore. Vessino. Sale il pressing. La gara è molto incerta. Siamo nei minuti finali, siamo in parità, tutto può accadere. Cristiano Ronaldo. Si avvia a conclusione il derby d'Italia fra Juve e Inter, risultato giusto, parità logica per quello che si è visto fino a questo momento, ma non è ancora finita. Era lecito attendersi un match equilibrato e così è stato. Manca ancora un po' alla fine. Resta da vedere se le due squadre hanno abbastanza energie. Provare a chiuderla o se si accontenteranno di questo risultato. Interrompono bene l'azione. C'è il tocco al proprio portiere. Matuidi. Pallone recuperato senza problemi qui. Keita! Grande intervento del portiere. 180 secondi, questa è l'entità del recupero. Tradotto, Pier, altri 3 minuti al termine. Andiamo da Matteo Barzagli a bordo campo per sapere quanto resta ancora da giocare. Ultimo giro di lancette per chiudere questi 90 minuti. Grazie per l'aggiornamento, Matteo. Ovviamente richiamaci se ci saranno novità. È stato perfetto nella lettura, ha intuito la situazione. Unita 2-2. Partita che si chiude dunque. Riescono a recuperare. Vai, bravissimi. Poi dovevamo giocare in Coppa Italia, così. Vai. Non questi qua, perché non
ovviamente alcuni non sono convocati in lista. Inter Lazio non possiamo sbagliare. Sono due squadre che si giocano l'Europa League. La prima, l'andata della semifinale. Palo. Non è dentro. È la semifinale d'andata, non sarà ancora decisiva forse per la qualificazione, ma potrebbe già offrirci indicazioni importanti in vista del match di ritorno. Mettetevi comodi, sta per dare inizio il match con l'Inter che affronta la Lazio. Un saluto da Pierluigi Pardo e benvenuti a questa semifinale della UEFA Europa League. È uno snodo cruciale per la stagione di entrambe le squadre, con la prospettiva di andare in finale per giocarsi la Coppa. Accanto a me per commentare il match, Stefano Nava, che saluto. Mettetevi comodi dunque, ancora pochi istanti e si comincia. Ciao Pier, un saluto a tutti gli amici all'ascolto, non vedo l'ora. L'arbitro fischi il calcio d'inizio. Sono proprio curioso di scoprire cosa ci regalerà questa sfida che sulla carta promette scintille. Lazio e Inter si sono affrontate spesso in Italia a livello di finali di Coppa e anche di Supercoppa. Occhio a questo lancio, grande giocata. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Hanno spazio per andare in contropiede. Inter, di cui si è parlato molto negli ultimi anni, anche e soprattutto per le vicende societarie, con l'avvento della nuova proprietà cinese, che ha portato certamente entusiasmo dall'ambiente nerazzurro dopo lo scetticismo iniziale. Difficile per i tifosi abituarsi all'idea di non vedere più un membro della famiglia Moratti alla guida della squadra, ma bisogna procedere, bisogna guardare avanti. Attenzione perché questa può essere no! Il vantaggio. È successo ancora. È successo ancora, Lautaro. Sarebbe stato importante trovare il gol dopo pochi minuti. Niente. Avrebbero potuto gestire meglio la partita, anche se è ancora troppo presto. È successo ancora, calcoli. Lautaro, che ha sbagliato. Certamente una delle stelle più brillanti di questo match. Vedremo come se la caverà. Pallone profondo, pericoloso. Immobile. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Hanno spezzato bene la trama qui. Badelli. Attenzione Immobile. Provano a aprire la scatola difensiva avversaria. Vessino. Raja Nainggolan. Ci sono metri per andare. No! Lucas, ma dalla Minzon che era tutto solo. Perché l'hai data Lautaro? Che era mancato. Dalla Lauta Acerbi. Così dovevi fare, così. Raja Nainggolan. Palla spazzata via. È punizione, posizione invitata. Posizione favorevole.
occasione per ma che cazzo tiri così? Più forte dovevi tirare. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Occhio a Nainggolan. Occasione dalla bandierina per l'Inter. Palla messa in mezzo. Portiere che interviene senza problemi su questo colpo di testa. Più che un tiro sembrava tentativo di alleggerimento, cosa vuoi che ti dica? Può avanzare. Immobile. Luis Alberto. Spazio per il traversone. Difensore che interviene e libera l'area. Palla vagante. Sale, basta. Da lì può andare col cross. Jesús Corona. C'è campo per la ripartenza. Interviene proprio all'ultimo. Calcio di rigore. Oh, 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 oh. Arbitro. Calcio di rigore. Oh. Radu. Fafangula Mamad. Che la zocca Naron. Tutto cross, c'è il recupero. Porca Valera. Raja Nainggolan. Il recupero bianco celeste. Lucas Ley. Luis Alberto. Sta giocando meglio l'Inter, sale, comunque basta. Si vede. Basta però, basta. Sterzata verso il centro. Jesús Corona. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Tocco verticale interessante. Servito bene Nainggolan. No! Che cazzo ti sbagli davanti alla porta, drogato di merda! Che cazzo ti sbagli davanti alla porta, dai! Sbloccare il risultato. Lazio che può battere la rimessa con le mani. Questo qui nemmeno uno della Lazio l'avrebbe sbagliato, secondo me. Lucas Leiva. Occhio al traversone. Occhio alla possibilità. Calcio di punizione per la Lazio. Non penso che andrà il tiro da lì. Meglio metterla dentro per cercare una deviazione. Provvidenziale De Vrij. Palla schizza via dopo il contrasto. Immobile. C'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone. Passaggio impreciso. Pallone intercettato. Sono andati a un passo dal gol. Il portiere ci ha messo una pezza con un intervento d'applauso. Ha tolto la palla dalla porta con un balzo felino. Ma come ha fatto? Immobile! Palla che viene controllata, pericolo. Potrebbe crossare. Pericolo scampato, decisivo il difensore. C'è stata la deviazione, l'arbitro assegna la touche, la rimessa con le mani. Asamoah. Borja Valero. Borja Valero! Respinge il primo tiro. La difesa spazza via il pallone. Lasciano la manovra agli avversari, tutti dietro la linea della palla, semmai pronti per le ripartenze. La difesa la meglio e allontana il pallone. Attenzione, pericolo. Hanno rischiato grosso qui, palla che è uscita davvero di nulla. Devono prestare più alto, non possono concedere tutti questi spazi. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Ma lasciaci un'ultima occasione, dai. Dai, che cazzo applaudite, dai. Come stai a... Si gioca per i secondi 45 di questa semifinale di Europa League. È il primo possesso della ripresa. Devono dare il tutto per tutto in questo secondo tempo se vogliono andare in finale. Ora o mai più, Pier. È un Minson. Ha la palla del vantaggio.
Ma dai, Mattia! Che cazzo aspetti, tua mamma? L'ultimo tocco è il suo, sarà rimessa laterale. Beriscia. Adesso tolgo veramente Nainggolan e Corona e metto Politano. Ciro metto Balde e Nkuri che sono molto meglio. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. L'Europa League è l'unica coppa che possiamo vincere. C'è il vantaggio. Nessun dubbio, punizione per la Lazio. Ci sarà dunque un cambio. Può metterla in aria, eh? A cercare una deviazione vincente. Beriscia. La mette in mezzo. Cross che si perde. Non ha giocato male i primi 45 minuti, ma il suo impatto sulla gara è stato inferiore alle aspettative. Sei d'accordo, Stefano? Non ha segnato, ma ci è andato vicino. Solo i legni della porta hanno impedito alla sua squadra di chiudere il primo tempo in vantaggio. Calcio ha in campo della prossima partita. L'Inter in trasferta affronterà l'Udinese. Match imperdibile, direi. Chi non sarà allo stadio potrà contare su di noi, sempre pronti a farvi compagnia con la telecronaca in diretta. Stefano, come vedi la prossima partita per la Lazio? Affronterà l'Atalanta, prossimo incontro di anno. Sarà una partita difficile, equilibrata, aperta. Ogni risultato hanno i mezzi per farla loro, dovranno mettercela tutta se vogliono uscire dal campo con una vittoria. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Dai, che tempo è tornato immobile, su. Palla vagante adesso. L'allenatore vuole cambiare qualcosa. Tomlinson. Versalico. Attenzione perché c'è la caccia del gol del vantaggio. Gol! E supera il portiere e adesso sono avanti e cambia tutto. Tifosi in delirio. Potrebbero aprirsi nuovi scenari ora. Attendiamo la risposta degli avversari. Un tacchetto a Valle. Gran bel gol questo, Stefano. Sì, frutto di un tiro molto angolato e preciso. Si è presentata l'occasione e non ha sbagliato. Si torna a giocare con i nerazzurri dell'Inter che sono adesso avanti. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Buono qui il tentativo di Nainggolan. Ottimo il tocco. Gol! Comincia a farsi importante. Due gol da recuperare ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare. Doppietta di Lautaro. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri, impresa non facile per quanto si è visto finora. E con questo porta il suo bottino personale a due gol oggi. Hanno incrementato il vantaggio portandosi su. Spegni la luce in bagno, va. 2-0. Baneli. Lucas Ley. Un altro ottimo tocco. Luis Alberto. Ecco Badel. Grande difficoltà. Immobile. Borja Vare. Attenzione Immobile. Luis Alberto. Provvidenziale De Vrij. Palla che termina in out. Dopo l'ultimo tocco si ripartirà col fallo laterale. Nainggolan, c'è spazio, occasione. Impeccabile lettura difensiva. Cataldi. Lucas Ley, Immobile. Ottimi i suoi passaggi oggi. Immobile, ha recuperato il pallone senza difficoltà. Tocco verticale interessante. Occhio a questo lancio. Occhio a Borja. Potrebbe crossare. Viene pressato.
Pallone profondo, pericoloso. Attenzione a Immobile. Prova il raso terra. Rasa la ingola. Prova a c'è spazio davanti. La mette in mezzo. Attento qui il difensore che allontana. Gran palla in mezzo. Suma quindi l'azione d'attacco. Badeli. Immobile. Spegniamoci in bagno per favore. Luis Alberto. Recupera palla intercettando bene il pallone. Inter che spinge a caccia del gol. Buono il tocco dentro. Prova a far partire no. Il tiro. C'è la deviazione, sarà calcio d'angolo per l'Inter. Un taglio fuori. Sostituzione tra i nerazzurri. A uscire Mattias Vessino, sostituito da Nucuri, centrocampista classe 96, impiegato spesso davanti alla difesa. Si è messo in luce per l'ottima personalità e per la buona visione di gioco che gli permette di far ripartire l'azione con lanci lunghi e precisi. Intercettano bene il pallone. Prova ad aprire verso il compagno. Cataldi. Il tocco dentro. Hanno messo il pallone in area senza precisione. Matteo, quanto manca ancora da giocare? Ancora 2 minuti al 90esimo, Pier. Grazie Matteo, uguale come sempre. Buono il recupero, possono ricominciare. L'extra time sarà di 120 metri a disposizione. Gol 3-0. Modo ideale per festeggiare una vittoria netta. Questo gol corona la splendida prestazione di tutta la squadra. Risultato che si fa pesante in questi minuti finali. Acerbi. Bate. Andiamo da Matteo Barzani. Eccolo qui. Finita. Marsiglia ha perso 2-1. Ma adesso giochiamo una partita fuori a Tonight.